Ciao, sono Luca Gianquitto, autore di eBlues Genetics, il primo ed unico corso italiano che ti insegna come imparare a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Oggi volevo parlarti di come è possibile suonare un blues tradizionale di 12 misure con gli arpeggi. Quando si parla di arpeggi, solitamente si fa riferimento immediatamente a questo movimento della mano destra, o se sei mancino della tua mano sinistra, che dà questo tipo di effetto. Quindi questo effetto arpa, ecco perché la parola arpeggio. Percuotere i suoni della chitarra, in questo caso, da un suono grave verso un suono acuto. Ma in musica arpeggio è un termine utilizzato anche per andare a definire un concetto armonico, che è quello di suonare specifici suoni di un accordo uno dopo l'altro. Ad esempio, se andiamo a suonare un accordo di Mi maggiore, abbiamo al suo interno la nota di Mi, Sol diesis e Si, che corrispondono alla prima, alla terza e alla quinta nota di una scala maggiore di Mi. Questi suoni percossi ad uno vanno a rappresentare l'arpeggio di triade di Mi maggiore. Proviamolo. Mi, Sol diesis, Si e ad un'ottava alta Mi, Sol diesis, Si. Poi possiamo tornare indietro con il Si, Sol diesis e Mi, Si, Sol diesis e Mi. Poi abbiamo un altro Si qui sulla sesta corda e un altro Sol diesis. Ecco, in questa zona della chitarra, in questo caso in quarta posizione, abbiamo tutti i suoni dell'accordo di Mi maggiore, quindi il Mi, il Sol diesis ed il Si, suonabili in questo modo. È possibile utilizzare un arpeggio a più voci, la triade ne ha solo tre, la prima, la terza e la quinta. Ma se vogliamo suonare un arpeggio a quattro voci, abbiamo la prima, la terza, la quinta e la settima di ogni accordo. Quindi un accordo di Mi maggiore è un accordo di triade composto da tre suoni, il Mi, il Sol diesis ed il Si. Un accordo di Mi settima invece è un accordo a quattro suoni formato dalle note di Mi, Sol diesis, Si e Re. Se questo è l'accordo di Mi maggiore, un accordo di Mi settima si può eseguire aggiungendo il nostro quarto dito al terzo tasto della seconda corda. Quindi aggiungiamo la nota di Re. Ecco, questo accordo è formato dunque da questi quattro suoni che sono Mi, Sol diesis, Si e Re. Adesso andiamo a fare una comparazione. L'accordo di triade che abbiamo visto prima, quello di Mi maggiore, era formato dalle note di Mi, Sol diesis e Si, che poi si ripetevano, Mi, Sol diesis e Si. Un accordo di Mi settima di dominante sotto forma di arpeggio invece ha Mi, Sol diesis, Si, Re, Mi, Sol diesis, Si, Re. Vedete, l'ho suonato due volte con doppia ottava. Adesso, un blues tradizionale è formato dagli accordi di Mi settima, La settima e Si settima, il che vuol dire che se andiamo a cercare questi suoni, ad esempio in una posizione unica come la quarta posizione, avremo il Mi settima di dominante suonato così. Il La settima di dominante così. Si settima di dominante in questo modo. Vedi, è suonato la prima, la terza, la quinta e la settima bemolle di ogni singolo accordo, quindi del Mi settima, della settima e del Si settima. Proviamo adesso a fare un'improvvisazione alternando questi suoni specifici all'interno di un blues di 12 misure. 1, 2, 3, 4. Un altro Mi settima, la settima, la settima, Mi, Mi, Si, La, Mi, Si. E poi possiamo continuare con l'accordo di Mi settima. Vedi, in questo caso è come se avessi suonato gli accordi spezzettati, quindi la prima, la terza, la quinta e la settima bemolle di ogni singolo accordo all'interno di una sola posizione, ottenendo un effetto armonico molto forte perché stiamo andando a suonare tutti i suoni che rappresentano gli accordi stessi. Suonare su di una struttura blues con gli arpeggi è sicuramente più difficile di suonare su di una struttura blues utilizzando una scala blues. Questo perché naturalmente dobbiamo andare
ad alternare ogni arpeggio con il singolo accordo. Bene, per questo video è tutto. Se questi contenuti ti piacciono, ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!